Tsukasa Ojo rappresenta uno dei grandi maestri del fumetto giapponese. I suoi manga, primo fra tutti appunto Occhi di Gatto e poi City Hunter, hanno dato vita anche a una serie di serie appunto animate che sono andate in onda in tutto il mondo, quindi il successo si è moltiplicato. E Ojo si è distinto subito, fin dall'inizio, quando è esordito poi negli anni 80 in Giappone, per uno stile che chiaramente veniva dal manga, ma che proponeva un tratto molto diverso, quasi guardando un po' all'iconografia occidentale. E questo successo poi si è replicato appunto con una serie amatissima come City Hunter e poi con tanti altri fumetti importanti. È la mia prima volta in Italia questa volta, ho avuto 2 giorni per visitarla e ho fatto un po' il percorso da turista, classico turista, però mi è piaciuto molto, mi sono molto divertito. Per me è ancora incredibile che le mie opere vengano apprezzate, vengano riconosciute in Italia e in Europa. E all'epoca io solo pensavo di scrivere, di dipingere qualcosa per il pubblico giapponese, quindi che le mie opere sono apprezzate, riconosciute in Italia, e tuttora per me è ancora un mistero. Sono molto contento, ma ancora non riesco a crederci. Animazione di Kiazzai, ecco, ho detto che non mi piaceva, in realtà non volevo proprio dire questo, non è che non mi piaceva, però non avevo tanto potere decisionale. Mentre per City Hunter è stato diversamente, sono riuscito a collaborare con lo staff, quindi siamo anche divertiti, è venuto fuori una bella cosa. Per quanto riguarda Angel Heart, in Giappone c'è una serie televisiva di anime, vuol dire che ancora in Italia non è arrivata. City Hunter, il più grande sei tu, City Hunter, ogni giorno di più. City Hunter ha avuto un ruolo importantissimo nella mia carriera musicale, da lì insomma mi si è aperto un mondo nelle sigle dei cartoni animati e a cui si sono poi succedute molte altre come La Mula Ragazza dello Spazio, Pat Labor, Sun College. In questo momento non sto lavorando su niente, in realtà sto facendo un altro di lavoro. Si tratta di cinema, vi posso svelare solo questo, quindi aspettatevi qualcosa di bello, solo questo vi posso dire in questo momento. Io non sono il tipo di autore che riflette i suoi pensieri o la sua vita nelle sue opere, è un po' diverso, io lo scrivo, cerco di scrivere delle cose interessanti, delle idee interessanti, dei personaggi interessanti, ecco, quello che cerco sempre di fare.